Questo è un giornale di approfondimento sul drone volta a tutti i professionisti che oggi numerosi hanno preso parte a questo evento tenuto presso l'Hotel Lione di Messapia a Lecce. Questa mattina abbiamo avuto l'onore di conoscere il CEO capo produzione e sviluppo, ingegnere Antonio Iannuzzi per Analyst Group, che ci ha illustrato tutti i campi applicativi adesso collegati, spaziando dall'agricoltura di precisione, la modellazione 3D, la termografia. Adesso è già sperimentata. I droni sono importanti per l'ambiente, sono importanti per il paesaggio, per salvaguardare il territorio e anche per far sì che la sorveglianza sull'ambiente possa essere escussa nel modo migliore dei termini. Praticamente attraverso i droni l'associazione riesce a fare formazione e a intervenire a sostegno delle amministrazioni, degli enti che vogliono curare al massimo il paesaggio. Noi abbiamo bisogno di tutto questo, sappiamo quanto incida per esempio contro gli incendi boschivi, contro le discariche abusive, ma per monitorare il paesaggio anche dal punto di vista planimetrico, geologico, è veramente importante, insomma, utilizzare questi nuovi strumenti a supporto della comunità. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie per tutto. Sta pensando di costituire un ufficio speciale per la gestione in sinergia di questa strumentazione e professionalità al fine di un miglior controllo del territorio, del controllo delle infrastrutture, delle opere d'arte, dell'abbandono indiscriminato di rifiuti lungo le strade provinciali, e questo tutto a servizio del territorio. Amministratore, mi rendo conto che avere degli strumenti in più per la sicurezza e per quelle che sono anche le applicazioni che lo strumento consente in materia di vigilanza, ci troviamo di fronte a nuove possibilità che possono effettivamente andare a compensare quelle che a volte sono le scarse risorse umane proprio che ha a disposizione un'amministrazione. Ho tra le mani il manuale di operativo, che è una sorta di vademecum sulle informazioni relative all'utilizzo dei droni e anche alle infrazioni relative sanzioni, perché in effetti non ci si può improvvisare nell'utilizzo di queste macchine e di conseguenza occorrono mani esperte, occorrono piloti esperti che possano garantire di esse un ottimo utilizzo. A conclusione di questa giornata, il brand ambassador per DJI, Roberto Ferrarin, ci ha potuto illustrare le caratteristiche del meraviglioso Matrice 210 munito di termocamera.
invitiamo a visitare il nostro nuovo sito www.pilotiapr.net, dove potrete vedere tutte le nostre attività, rimanere aggiornati sul nostro calendario ed avere tutte le informazioni inerenti al mondo del drone e tutte le sue applicazioni. Un abbraccio a tutti e grazie.